accompagnatore, Esposito Matteo. Facciamo un'analisi di questa partita che a quanto pare siete riusciti a portare un punto a casa. Sì, direi un punto molto prezioso, un complimento va alla squadra avversaria perché potevano chiudere la partita in più occasioni, noi ci abbiamo creduto fino alla fine, purtroppo siamo in zona play-out quasi tutte e due e ormai ogni partita può essere una finale. Grazie alla società per la correttezza che hanno avuto nei nostri confronti e speriamo che tutti e due riusciamo a portare a casa questa agognata salvezza. Buonasera a tutti, abbiamo Natale Bilotta, il mister dei portieri dell'USG Rifalco, qui ai microfoni. Prego Bilotta, che cosa vuole dire a seguito della partita? Beh, che dire, la partita spero che l'abbiano ripresa e la possiamo valutare tutti quanti. Ci rimane l'amarezza perché noi stiamo cercando di andare a prendere tre punti da tutte le parti, ma purtroppo oggi siamo stati penalizzati sia da, devo dire purtroppo, da un arbitraggio che non è stato, è stato veramente scandaloso, direi, ed è dire poco, perché addirittura si è dimenticato di fischiare, di dare il terzo fischio finale della fine della partita, è riuscito a chiamare un fuorigioco su una palla che parte dalla linea del fondo, prima ha dato spiegazioni che era fuorigioco, dopodiché ci ha ripensato e ha detto che in pratica era rimessa dal fondo, comunque oggi c'è stata incompetenza da parte arbitrale. Detto questo, abbiamo sia costruito bene nell'inizio del primo tempo, siamo riusciti ad andare a gol anche se c'è stata un autogol. Nel secondo tempo abbiamo avuto almeno 7-8 occasioni ghiotte, ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzare, anche dovuti al fatto che la partita era molto sentita in quanto Girifalco Amaro neanche un derby del posto. Comunque noi non disperiamo come sempre, continuiamo a lottare, speriamo che la Lega si accorga che in questi derby ci vuole un pochettino più di competenza. Grazie a tutti.